Questa volta non è solo l'Arta, ma è Arta assieme a Ispra a dirci che dalla discarica di Villa Carmine continua l'inquinamento del fiume Saline, delle acque sotterranee e di tutto quello che c'è a valle di questa discarica fino alla costa per circa 4 chilometri. Inquinamento costante, nessuna misura di sicurezza adottata su questa discarica e la dichiarazione di ARPA che risale a settembre. E ci dice noi non siamo stati incaricati dell'adozione di misure di messa in sicurezza, ma siamo stati incaricati soltanto della bonifica definitiva. Fatto sta che continua l'inquinamento, naturalmente, non c'è nessuna misura in atto, c'è un balbettio tra enti sul rimpallo di competenze e soprattutto sull'ipotesi di rimozione integrale dei rifiuti e dei terreni, che forse richiederebbero la cifra di 30 milioni di euro. La Regione ha pensato bene di prendere 10 milioni di euro che la Giunta di centrosinistra aveva stanziato sulla discarica di Villa Carmine per rimodularli e far fronte all'emergenza Covid. Non altre voci, ma le voci relative a una discarica che continua a produrre inquinamento del fiume e del mare.